Spider-Verse e oltre! Salve la gente di Gabbio e bentornati su Miles Morales, che vi tira su il vostro anche di Morales. Guardate qui, stiamo andando a reperire il New Form, quella strana sostanzina che se la lecchi un po' potresti... Però non è un episodio di Spider Gabby che si rispetti se non vado a cambiarmi il costume. Eccoci qua, vediamo un po'. Allora posso comprarmi questo, molto carino, sembra quasi uscito da Ben 10. Ma io adesso per iniziare prenderei il costume The End, molto gangsta, molto pro. Anche se vorrei tanto quello del ragno verso, quello è incredibile, ma non sono a livello abbastanza alto, ci arriveremo presto. Nel frattempo allora prendiamo il costume The End. My friend, let's go. Ora però basta perderci in chiacchiere, siamo arrivati nel punto. Avevi ragione, c'è underground ovunque. Allora sono poco under. Ma io vedo che l'hanno l'under lì. C'hanno l'underground. Undertale, underground, undergabby. Spiazzo. È elettrificata. Ah! Non provarci, ragno. Hai già preso un potere. È cattiva. Il costume ha rilevato 300 kJ. Non puoi dire solo aia. Ah, lui però ha il potere. Immagino. L'energia non può arrivare solo da qui. Comunque bellissimo sto costume. Woohoo! Ok, pieno di cecchini qua. Facciamo fuori quelli più alti. Ok. Addio! Se fosse sempre così facile. Oh, mi sa che si sono accorti. Tempo di diventare invisibili. Ora colpiamo quello. Spam! Ora colpiamo quello. Spam! Lui non è un colpo. Guardate quanto stealth, cioè sto migliorando, ragazzi. Mi sento potente. Mi sento potente. Mi sento potente. Mi sento anche volenteroso di spezzarmi l'ossecino dal collo. Ok. Quello è il generatore, vero? Starai parlando di me? Non so che sto facendo, ma ho sbagliato tantissimo. Ok. Consegnatemi il nuovo. Dai, comunque io. Li ho tramortizzati. Non devi avvicinarti. Li ho tramortizzati tutti. Mamma mia, avevo sbagliato. Quasi tutti. Fatto. Bene. Ora devo prosciugare il generatore. Ci ho rischiato grosso. Guadagno. Okay. Porta guadagno. Sto alla grande. Ora anche io. Oggi mi sento bene. Oggi mi sento felice. Oggi sono contento della mia PlayStation 5 con Spider-Man. Allora, un altro generatore. Ah, ma ce ne sono parecchi di generatori. Ah, allora possiamo divertirci ancora un po' con questi nababbi. Aspetta, andiamo qua sopra. Credevate voi, credevate. Ok, quello è il generatore. Basta che faccio fuori quello. Li sistemerò con un po' di cloni. Potrei lanciare dei cloni lì. Ecco, vai. Picchiate i cloni. Benissimo, quello è andato lì. Questo lo posso colpire così. Niente, mi sono messo in mezzo alla battaglia. Però non sanno che ci sono. Anzi, lo sanno. Uffa. Niente, non è andata come me l'ero immaginata in testa, molto diversa. Io che facevo fuori tutti in silenzio. E invece no. Oh, fammi tirare giusto coso nella vostra testa. Oh, quanti ne ho fatti fuori con quella mossa? Ok. Oh cavolo, fanno male, Sono veramente forti. Vai, vola giù dai palazzi. Buttala giù dalle scale. Fagli male. Hai scelto il nemico sbagliato. No, sei il nemico giusto. Esplodi. Mamma mia, niente. Ok, finalmente posso premere il mio tasto preferito, ovvero quadrato, e far saltare in aria tutto il posto. Calma e sangue freddo. Calma e sangue freddo, calma. Ok, bene. Mo, ci sono altri due generatori, purtroppo. Ok, allora, diventiamo invisibili, facciamo fuori il cecchino. Torniamo di sopra. Poi andiamo per di qua. Non ci sono altri cecchini, quindi posso far fuori anche quello. Perfetto. Torniamo di sopra di nuovo. Ok.
Andiamo qua. Diventiamo invisibili. Colpiamo questo. Torniamo sopra. Torniamo questo. Che sto facendo? Sono troppo bravo. Ok. Invece a questi li mettiamo una mina lì. Metti una mina. Andate tutti e due a guardare. Così posso far fuori l'ultimo. Ok. 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 E questo era l'ultimo, signori. Che azione ho fatto. Ma che azione ho fatto. Ma che azione ho fatto. Ma che provolone. Questo era l'ultimo, credo. No, ancora uno, basta. Boom! E questo era l'ultimo. Barriera senza energia. Aperto, adesso aperto. Posso distruggerla. Ah, ora posso distruggerla a pugni. Non si apriva da sola. Va bene, apriti scatola, apriti sesammo. Eccola la mia caverna di Alibaba. Ok, come si apre? Questo! Oh, cavolo. Da lì si andava alla sala principale. Cavolo. Ora è bloccata. Vabbè. Ops, forse c'è una scala. Ma sicuramente. Ah, là c'è qualcosa. Ok, pa, 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 pa. Senti, stavo pensando. Perché non dici a Finn che sei Spider-Man? Oh. Sai, Finn, non solo ti ho mentito e non intendo unirmi al tuo club, ma sono anche il tizio che sta cercando di chiuderlo. Ok, sì, magari gliela presentiamo meglio. Ragiona, cavolini. Oh, interessante la cisterna questo. Blindata. Oh, 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 cos'è sta roba, raga? Cos'è sta roba? Occhio che non mi uccida Gaming, sembra una carretta al confronto. Beh, Finn ha messo su un covo da super criminale. Super computer, super criminale. Lo vedi questo enorme contenitore rinforzato? Per niente sospetto. No, è lì, quello è Nuform. Si sente dall'odore. I can smell. Sì, riesco a sentirlo. Il contenitore è collegato a diversi cavi. Mi chiedo se... Ancora sti cavi. Basta. Cioè, però è tutto un cavo sto livello. Allora, L1 quadrato, rompo questo. Ora devo attivare gli altri. Devo attivare tutti questi generatori. Sto collegando tutti, l'ultimo è lì. Credo sia quello. Ho trovato tutti i generatori. Qui ci sono le varie armi. Sto creando una nuova maschera. Uno scudo. Io mi faccio in quattro per trovare le contromisure. Lei continua a sfornare armi. Secondo me è la boss fight di sto Spider-Man, lei. Può essere. Questo era l'ultimo maledetto generatore. Ora datemi il new form. Invenzione di Rick. Krieger non sa come creare altro Nuform, ma Finn ha capito tutto. Ha mappato esattamente i valori di reattività. È una genia, una piccola genia. Piccola spider genia. Ehi! Fatto! Niente male. Fatto, 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 fattoso! Ora finalmente posso guardare sto computer. Che mi nascondi. Eccolo. Allora, cosa hai in mente, Finn? Finn sta pompando energia nel Nuform per destabilizzarlo come il mio Venom. Che ha fatto esplodere il ponte. Quindi cosa? Vuole far saltare il teatro? Perché? Non il teatro. Il Roxxon Plaza. Ehi, cosa? Ma come può? Non è ancora aperto. Non ci sarebbe nessuna vittima. Ma non posso lasciarglielo fare. Ora prendo il Nuform. Andiamo! No, no! Dividiamo! Oh, porca! Devo dai! Prima devo sbaragliare l'esercito di Lightstick. Era meglio che me ne andavo, invece senti. No. E se Finn avesse ragione, se fosse questo il modo migliore per battere la Roxxon? Finn non si accontenta di lanciare un sasso e spaccare una finestra. Vuole far saltare in aria un intero palazzo. Ok. Ah! Fuori questo. Se qualcosa va storto nel suo piano, qual è? Mi hanno visto? Uffa! Perché non mi lasciate fare una eliminazione stealth in modo tranquillo? Comunque è un bel casino, la storia si sta incasinando parecchio. Sono ritornati i giocatori di Fortnite, niente, sono troppi. Però sono 5 contro 1, almeno datemi le costruzioni. Bimbi tecnologici, infami. Beh,
Bam! Super forte, super goloso, super gustoso. Eliminazione tattica del ragno spacco! Sono tantissimi stavolta. Sono ore che sto combattendo con sti sciopponi. Oh, la spada di Hercules. Rimettila nella roccia. Fammi un favore e finisci giù. Ecco. Oh, lì. Incollato al muro come merita. Oh oh. Questa volta Spider-Man è davvero spacciato. Oh, la super tuta. Ecco cosa ha creato. Gli scudi per questi qui. Ok. Ok, L1 quadrato per il pugno Venom. Devo usare il pugno Venom. Continua così. Lo incollo al muro, lo incollo al muro, lo incollo al muro. Lo incollo al muro. Devo incollarlo al muro. Devo incollarlo al muro. Beh, uno l'ho spacciato. Mia. Beccati questa. Bam. Ok, let's go go go, my perché friend. Perché dovrei? Sono in vantaggio numerico, cioè non proprio, però. Ora sì, ora sono in vantaggio numerico. Picchialo, Michelin! Picchialo, Michelin! Ottimo. Hanno aperto la porta, almeno posso uscire da lì. Ok, piano. Oh no. Ah, è Finn. Finn è arrivata. E non mi lascerà fare quello che voglio non fare. Non posso lasciartelo. Mi sono collegato. Ehi. Ehi. Sul serio. Mi spiace. Mamma mia. Ma chi vola più in alto. È fortissima. Voglio degna solo di essere la mia ragazza. Cosa è diventato? Tinkerer, fermati. Ma la città cosa sta diventando? Povera New York. Ok, dobbiamo seguirlo. Sta volando come una pazza. Ho trovato Finn. Aiuto. Ma che succede? Ha preso il vola. La sto inseguendo per tutta Aiuto. Manhattan. Oh cavolo. Oh, signore. Ok, come pensi di fermarla? Il primo passo è raggiungerla. Il secondo ancora non lo so. Ci penseremo strada facendo. Dai, Vattene. C'è tempo. È una questione tra me e Roxxon. Molto più veloce. È molto più veloce di me. Aia. Ok. Sì, prendila. Posto. Ah, l'amore. Che ne dici di scambiare due parole? Che ne dici di essere meno appiccicoso? Ma com'è che non si stanca? Sì, veramente. Ma io non mi sono stancato, mi sto divertendo questo scontro. Finalmente qualcuno alla mia altezza. Non lo so, sto schivando esplosioni. Non proprio, però. Cambio di strategia. Farò come hai suggerito. Vuoi dirle la verità? Cioè, guarda quelle macchine. Sta rompendo tutte delle povere macchine. C'è gente che ha pagato tasse per averle. Rallenta. Mi hai preso per un idiota. È importante, te lo assicuro. Sparisci, Spider-Man. Oppure Miles, l'hai capito chi sono? Magari se ti dico chi sono. Rosichi. Ma dove sta andando? Clean shot. Vabbè, mo siamo sul Titanic. Cavolo, non va bene, non va bene. Ok, caparabappi. Come? Oh, ok, ho trovato dove appendermi. È stata dura. Ma il carico non è ancora sicuro. Grazie polizia per il passaggio, molto utile. Ti ho detto di sparire. Lo sapevo. Ah! Wow! Cosa sono quelli? Perché le ruote della morte? Ma da dove? Ma scusi, mi sembra un po' esagerata, signorina. Un po' troppo esagerata. Ah, i miei pettorali. I miei gloriosi pettorali. O meglio la tartarughina. No, senti, riparliamone, va bene. Dammi un buon motivo per non ucciderti. Sono Miles. Mia mamma si arrabbierebbe. Miles.
Però mi ha battuto. Possiamo. Voi due, sul tetto, fermi. Che succede? Ma è sparita? Se n'è andata? Speravo andasse meglio. Oh, credo di avere una costola incrinata. Forse un paio. Oh. Proprio lì. Ehi, com'è andata con Phil? Male, direi. Ti pare? Sei ancora da me? No, sono a casa. Mie da notare che è rimasta la maccatura. Una sistemata. Volevo vedere se era rimasta ed è rimasta. No, ora rimarrà per tutto il gioco. E adesso? Che bello aver lasciato l'impronta nel mondo. Quella torre è un po' Xbox Series X. C'è mio zio che mi aspetta. Devo un po' parlare di Finn. Sapete, ormai abbiamo un rapporto un po' complicato. Stiamo insieme da soltanto un giorno. E l'ho già tradita, paccata. Lei mi ha fatto entrare nella sua famiglia. Sono quasi io, l'ho tradita. Spero che zio Aaron sia lì. Ma per dei buoni motivi, Va bene, dai. Però vediamo cosa dice lo zio. Cosa ne pensa di sta storia. Ti richiamo dopo. Ti richiamo dopo? Oh. Con chi parlava? Ok, Miles. Dimmi. Com'è la situazione? Finn, la Roxxon, l'Underground... È un po' complicato. Sei giovane, stressato e sei anche un supereroe. Ogni tanto devi staccare. Fai ancora musica? Non molto, da quando sono questo. Devi prenderti i tuoi spazi. È fondamentale. Però con chi parlava prima? Era sospetto. Un piccolo progetto che iniziai con tuo padre. Un mixtape. Avevamo anche scritto i testi. Perché non ne sapevo niente? Perché non è finito. Avevamo campionato i suoni delle strade per riprodurre il ritmo della città. Ma teneva tutto tuo padre. E quando alla fine litigammo... Ma lo puoi finire tu. E ti aiuterà a distrarti. Già. Sì. Ok. Che faccio? Caricala. Ti faccio vedere. Cos'è sta roba? Cioè, musica? Ho impostato degli ologrammi. Scansiona la fonte. Ologrammi, Mi rubi le idee? In che senso? Conoscevo questi trucchetti prima ancora che tu nascessi, Pivello. Non ci sta a capire niente. Ok, non pensare a Finn. Libera la mente e concentrati sui suoni. Ma cosa vuol dire? Scansiona gli ologrammi per sbloccare i file sulla chiavetta che ti ho dato. Ok. Ti aiuteranno a localizzare gli audio. Ok. Ora cerca l'originale e raccogli un campione senza interferenze. Va bene. Non capisco cosa c'entri con Finn, non l'ho capito. Aspetta, prova ad allontanarti per evitare distorsioni. Devo trovare il suono perfetto. Ma non è lui. Oh. Continua a cercare. Ecco. Ah, è la... Sì. Aspetta. Ok, è questo. Yes. Grandissimo. Sì, è perfetto. Ottimo. Quindi sì, ci dà delle... Gli altri suoni di cui hai bisogno sono disseminati in città. Va bene. Ho lasciato qualche messaggio per aiutarti a localizzare le diverse fonti. Totale. Ok, una missione secondaria questa. Non ora. Ma chi sono questi qua? Che te ne pare? Eh sì, ha un suono particolare. Visto? Te l'ho detto che avevamo del talento. E avevi ragione sul distrarre la mente. Ora so cosa fare con Finn. Devo incontrarla. No. E farle abbandonare i suoi piani. Di persona? Dove? Trinity Church, domani sera. Perché ti interessa? Perché hai mezza città che ti sta dando la caccia. Se... Secondo me... Non devi proteggermi. E invece sì. Non mi fido, ragazzi. Cioè, è sospetto oggi. Hai detto di non aver completato questa traccia perché tu e papà avevate tagliato i ponti. Di Brooklyn. Ma che cosa è successo tra di voi? Beh, è complicato. Eravamo troppo simili.
ma diversi. Capisco. Lento ma spedito. Senti, tu registra i campioni e io ti racconterò tutto. Promesso. Ok. Grazie, zio. Quindi se vogliamo capire di più su Prowler dovremo fare queste missioni secondarie. Va bene. Trinity Church, ricorda, Tinkerer è tua, ma lascia stare il ragazzo. Hai visto? Lui è in combutta, mi sa. Forse ha fatto affari con il cattivone. No, traditore infame. Ah, sì, mi serviva. E ora sono tornato a casa. Mannaggia. Ok, è ora di chiamare Finn. Devo solo prepararmi. Mamma? Dov'è mamma? Yankee? C'è nessuno? Li hanno rapiti. Sono solo in casa. Li hanno rapiti. Mi piace avere la casa tutta per no, me. No, controlla l'attacco lì. L'attacco al punto e non ha fermato mamma. Cosa? Che c'è scritto? Miles, non volevo svegliarti, sono alla sede del comitato elettorale. Ah, ok, meno male, non l'hanno rapita. Pensavo. Guarda che bella casa mia comunque. Mi fa strano pensare a mamma da bambina. Ah, quando era piccola si misurava qui l'altezza. Quello è Stan Lee, credo. Mi sembra Stan Lee. Ci deve essere un quadro di Stan Lee. Ok. Molto agile il ragazzo. Se avessi avuto la sua stessa voglia quando andavo a scuola e l'agilità, ora non sarei uno youtuber. Sto scherzando. Bene. Quindi dovrei andare da... Sono aumentato di livello. Oh oh. E sapete questo cosa significa? Oh oh. Costume dello Spider-Verse sbloccato, baby. Quello del film d'animazione. Che no, non sta laggando. Non sta laggando. È così, okay. Perché anche l'animazione era così. Vi ricordate? È animato. Spero uguale. Assurdo. Ciao Finn. Senti, devo parlarti. Oh, di bellissimo. Persona. Perché? Vuoi mentirmi ancora? Perché è la cosa giusta. Ti prego, ci vediamo alla Trinity Church. Niente bugie. Promesso. Se provi a fregarmi, giuro. Ok. Ci vediamo lì. Ok, beh, adesso proviamo un po' questo costume. Ok, Trinity Church. Andiamo alla Trinity Church velocemente. E vediamo un po' cosa fare con Finn. Quindi ragazzi, non, cioè per quelli che la vedono la prima volta, non sta laggando, non è che il gioco ha pochi frame. Questa armatura è proprio fatta, animata come l'animazione, hanno semplicemente fatto qualche frame skippato per ridare il feeling, no? Di Into the Spider-Verse. Mamma mia, è bellissima. Voglio vedere, ma mi chiedo anche nelle cutscene, tipo va a scatti? Sarebbe curioso da vedere, adesso lo vedremo magari quando andiamo da lei. Comunque ce la teniamo un po'. Non la voglio tenere troppo perché so che può dar fastidio ovviamente tenere troppo gli skipped frames. Però dai, per un po' voglio divertirmi con questa armatura. Giusto qualche combattimento, qualcosa di veloce. Giusto un attimino. Ok, sono arrivato a Trinity Church. Qua ci dobbiamo incontrare con Phil. Sempre luoghi tranquilli, eh. Hai scelto un bel modo per dirmi che sei Spider-Man. Stavi per uccidermi. E se ti avessi ucciso? Vuoi farmi sentire in colpa perché tu volevi uccidermi? Ah, non sto laggando. Io voglio che la smetti di mentirmi. Ti ho preso nell'underground perché pensavo mi capissi. E ti capisco. Ciò che è successo a Rick, Krieger la pagherà. Ma non così. Questo è l'unico modo che ho per sconfiggerlo. Per una volta non intervenire. Ti prego. Non posso. L'ho promesso. Però che bello. Che bello sto costume. Anche io. Perché è proprio qui? Ci portò papà. Al concerto. Sette cori di sette paesi. Ricordi? A me piace Belgana.
Il Ghana non c'era, ti confondi con la Guinea. No, no, sono certo fosse il Ghana. Guinea, Belize, Polonia, Cuba. Corea del Sud, Thailandia, Venezuela, hai ragione. Come sempre. Quasi sempre. Quasi, esatto. Diglielo, non stai facendo... Cosa? Rhino modificato dalla Roxxon! Are you kidding me? Are you kidding me? Ve l'ho detto che collaborava, è stato Prowler, è stato mio zio a dirglielo. È stato mio zio, ma le... Non dovrei dire queste parole a mio zio, ma se le merita. Ti spezzo in due. Dammi il tuo corno che devo appenderlo in soggiorno. Fa anche la rima. Oh no. Oh. Errore, schermo blu. Cattivo. Avevate detto niente male al ragazzo. Devo dire che sono un po' deluso. Krieger. Sai, la signorina Mason. Sapevo che sarebbe stato un problema. Ma tu? Speravo che saremmo andati d'accordo. Mi hanno catturato. Dove siamo? Ma mi vai dando in faccia. Sei dietro le quinte. Questa è la nostra struttura più sicura. Qui si è compiuto il miracolo. Sei proprio un bastardo, lo sai. Vedi, quando io e Rick progettavamo il Nuform... Hai solo messo il tuo nome sul brevetto. Lui diceva sempre che il tuo unico talento è quello di vendere le idee degli altri. Beh, io almeno respiro ancora, tesoro! Cattivissimo. Ma non divaghiamo, ok? Per cominciare... Vediamo. Wow! È assurdo. È una difesa involontaria? Accidenti, che bomba. Senti, io ti toglierò quella maschera. Devo scoprire qual è il tuo segreto. Ti interessa così tanto? Perché questa... A me sembra ingegneria biologica di alto livello e sai cosa significa, ragazzo? Che posso venderla. Significa soldi. Bravo! Cioè, no, bravo! Ok, vado in palestra. Oggi tocca alle gambe. Scoprite dove ha nascosto il Nuform, ok? Senza non posso aprire il Beh, quello dietro ha fatto tanta palestra. Oh, e usate... Stai attento a non diventarmi come Rhino, perché è un problema. Abbiamo un conto in sospeso dal ponte. Oggi niente... Ecco perché lo volevano, Rhino, per farti quello. Ho durato malissimo. Non fate niente al ragazzo, vero? Sto per diventare invisibile. Aspetta. Wow. Beh, mi è andata bene. Tutto bene. Potevano ucciderti. Ma li ho uccisi prima io. È stato il generatore che mi ha dato potenza l'altro giorno. È stato lui che mi ha reso potente. Accidenti. Sono un osso duro. Occhio a non consumarti, amico. Dai, 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 ce la possiamo fare. Dobbiamo uscire da qui. Yes, yes. Usciremo, usciremo, usciremo. Oh, santo cielo. Mai consegnato Rhino alla polizia. Ecco che laggo di nuovo. Ormai non mi stupisce niente della Roxxon. Stai bene? Laggo sì, anche il riflesso. Voglio solo uscire di qui. Bene. Io disattivo le telecamere. Puoi controllare il computer. Ok, vado a dare un'occhiatina, velocina. Vediamo. Trovato niente? L'uscita è qui. In questo ufficio. Ma dobbiamo riattivare i sistemi della base e dalla sala di controllo. Prima dobbiamo scappare dall'ala di sicurezza. Prova a scendere, vediamo cosa ci aspetta. Guai! Porta chiusa. Il Venom ha funzionato nella cella. Dovrebbe aprire anche la porta. Non c'è problema, sempre. Vado nel condotto. Ciao. Oh, interessante. L1 triangolo, quadrato, ecco. Posto. È aperta. Comincia benissimo, a scendere. Benissimo, benissimo, benissimo. Sopra di te.
Però dai, mi cambio armatura per adesso. Potrei comprarmene un'altra, a dire il vero. Ci avrei anche i soldi. Vediamo. Mi compro questa. È bella carina da ragazzo perfettino. Ok, ci sta. Aspetta, ma mi è rimasto il bug. No, ma mi è rimasta l'animazione skipped frames, anche se ho cambiato tuta. No, è un bug. Ma facciamo fuori questa velocemente. Silenzio, 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 silenzio. Ce ne sono altri due. Sì, li ho visti. Anche più di uno. Andiamo avanti per di qua. No, Rhino è solo un'arma. Abbiamo ricevuto una soffiata da un agente esterno. Aspetta, dammi la mina. Fammi tirare la mina. Addio, basta per ok. No, no. Sono arrivati altri da dietro. Cacchio. Dammi quello scudo maledetto. In testa. Picchiamoli tutti, picchiamoli tutti. Trae in un colpo. Sta facendo il delirio, sta facendo il massacro. Sto spaccando il muro, fratelli. E anche il casco di quel soldato. Spider-Man non perdona. Mamma mia, perché mi salta sempre la copertura? Ok. Dammi lo scudo di nuovo. Bene, senza scudo non sei nessuno, eh? Esisti, ultimo avvertimento. Ma che ultimo avvertimento? Bene. Eliminati. Eliminati. Quanti cavolo erano? Ci sono. Mamma mia. Se facevo stealth magari ci mettevamo un attimino meno. Ok, sul serio. Perché Tinkerer? È un soprannome. Derek. Quando mi insegnava le basi della meccanica in negozio, mi chiamava Tinkerer, la piccola riparatrice. È un bel ricordo. Non conoscevo questa storia. Mi piace. Non ho ancora capito perché Tinkerer, però... Da cosa deriva? Da pensatrice. Sembra una nota vocale di Krieger. Mi piaceva Rick Mason, sul serio, ma... Se hai il cuore tenero, questo posto non fa per te. Oh. Forse dovremmo apporre una targa alla sua memoria. O meglio ancora, dare il suo nome a una panchina. Oh. Sì, gli sarebbe piaciuto. Simon Krieger, l'uomo dal cuore d'oro. Un pezzo di erba incredibile. Ah, vi stavano facendo l'armatura degli Spartan qui. C'è una nota audio. Signore, la polizia chiede di Rhino. Cosa dobbiamo dire? Il nostro uomo al raft sta mettendo in piedi un programma di semilibertà. Ditegli che Rhino farà un lavoro socialmente utile. E l'hanno fatta franca, ma dai. Ma veramente. La porta è sbloccata, ma devi forzarla. Contaci. Oh, cavolo. Tutta una congiura. Dai, usa la tua potenza, che ce l'hai. Non li libererò finché non avrò il mio nufo. Invisibili? Lui non dovrebbe essere qui. I tuoi uomini dovevano prendere solo lei. Se non ti piace, questo l'ho capito. Ma Spider-Man mi permette di ricattare la signorina Mason. Del resto, li hai presi tu. Cioè voi. Mi spiego, tu li hai catturati, ma questo zio. Grazie alla tua soffiata. Quindi c'è chiaramente qualcosa che non torna. Ma dai, ci posso credere. Hai accettato di lasciar stare il ragazzo. Zio Aaron. Il ragazzo. Scusa, ma mi piace come lo dici. È così paterno. Libera Spider-Man e ti darò il Nuform. Informazioni sull'Underground. Quello che vuoi. Visto? Ricatto. Funziona sempre. Vai, Spider-Man. Piacciono i ricatti? So parecchie cose. Quanto è nocivo al Nuform? Ciò che hai fatto a Rick Mason. Se ti denuncio. Sì, ma non lo farai. Perché lo vuoi picchiare? Senti qua. Tu sei un ricercato. Con i crimini commessi assieme, finiresti nella cella a fianco alla mia. E sappiamo entrambi che tieni troppo a te stesso per farlo. E quindi ora faremo visita alla signorina Mason e a Spider-Man. Ma è un tipo di festa a cui si partecipa solo su invito. Devi avere la carta alla palestra. Addio. Cosa?
Ma dai, e mio zio non fa niente. Zio Aaron, lurido. No. Aspetta. Oh, quanti traumi, Miles, quanti traumi. È colpa sua se ci hanno catturato. Un altro. No, come faremo? Sapevo che lavorava con la Roxxon, ma non credevo che mi avrebbe tradito. Infame. Non ci credo. Mi hai attirato in una trappola. Perché continuo ad ascoltarti? Beh, andiamo avanti. No, Finn, deve esserci una spiegazione. Non credevo sarebbe andata così. Lascia perdere. Non possiamo fermarci. Riesci ad aprirla? Sì, certo. Ok. Avrò cambiato 5 volte il costume, comunque ormai il bug ce l'ho. Per fortuna ho un vecchio salvataggio nel caso posso rigiocarmi fino a qui, se posso togliere il bug. La sala di controllo. Per oggi non so se riesco a fixarlo. Ah, ok, ora ho capito perché mi laggava la tuta sempre. Perché è proprio una mod della tuta, la posso togliere. Adesso dovrei tornare. Oh, ok, no, pensavo che il gioco fosse buggato. Per fortuna mi sono accorto. Ok, ok, era una mod della tuta che è rimasta dentro. Pensavo che fosse proprio una cosa della tuta stessa. Ok, ok. Problema risolto, sono più tranquillo adesso che il gioco non è buggato. Posso alzare okay. E abbassare la gru. Mi sembra utile. Brava, è mia piccola genia. È mia piccola genia. Tiro per di qua. Posto. Pensaci tu. Ok, questo laser dovrebbe attivare il motore. Oh, ecco, il laser è in corto. Posso vedere la cura. Oh, che fortuna. Allora, magari c'è un computerino. Posso... Come lo fixo? Il generatore. Ok, ho attaccato il generatore laser. A questo, a quello. E ora funziona. Ah, ci sono arrivato finalmente. Se sovraccarico il motore diventerà esplosivo. E un'esplosione è quel che ci serve per distruggere le porte. Ok. È ora di renderlo esplosivo. Oh cavolo. Oh cavolo. Stai Quindi giù. È così che vogliamo fare. Aia. Andiamo. Manca poco. Andiamo. Ok, andiamo. Come vuoi tu. Usciremo da lì. Dammi il tempo di aprirla. Dai. Hanno capito il nostro piano. Per forza. C'è solo un'uscita. Ok. Io penso alle guardie. Come al solito. Aiuto, già mi immagino tutti i pugni che dovrò prendere, ricevere. Senti, e dare. Avevi mai pensato di chiamarmi per dirmi che sei Spider-Man? Insomma. Sai, dopo la morte dei miei genitori, Rick ha dovuto prendere il posto di mio padre. Pensavo mi sarebbe mancato avere un fratello, ma c'eri tu. Oh. Finn, io... Aprite la porta! Non credo reggerà. Vai! Ce la farò, tu vai! Io vado? Oh no. E mo? Tutti stai alta? Questi sono nuovi! Questi mi vedono. Con le luci sui caschi hanno un visore termico. Quindi mi vedono anche se sono invisibile. Anche quando sei invisibile. Bene, perfetto. Mi chiedo quante risorse stiano investendo solamente per combatterci. Veramente. Milioni di dollari esentasse, credo. Tu ripulisci il piano, io bypasso la sicurezza e ci apro una via d'uscita. Ok. Ho ancora accesso ai macchinari se vuoi spostare qualcosa. Ok. Mi hanno visto. Sanno che sei qui. No! No, mi hanno incatenato. No. Va bene, i cloni però dovrebbero funzionare. Per adesso. Eliminiamoli in fretta, non voglio stare qua 2 ore contro sti nabbi di soldati. Quello si è beccato il fuoco amico. Non tanto amico a questo punto. Ecco qua, dove sono? Ora mi vedi, ora non più. Li mettiamo qua nei carro armati? Guarda che macchine. Cioè, hanno una fabbrica veramente tecnologica. Ok. Incollato. Salve. Non si spara i ragni. Questa volta è il ragno che schiaccia te, uomo. Ok. Paura delle ragnatele, eh? Avete solo paura. E dove? E fate bene. E fate bene. Ok, un altro l'ho collegato al muro.
Volstad, so che non ti fidi di me. No, infatti. Cosa posso fare al riguardo? Smetti di tirare alle mie spalle. E credimi quando ti dico che ho pensato a tutto. Nessuno si farà male a Plaza. Nessuno tranne la Rox. Vedi quanto è orgoglioso. Ti prego. Ho pensato a tutto, però. Promettimi che ne parlerai con me, ok? Ti ascolterò, te lo giuro. Dico sul serio. Se... Ormai ho deciso, Max. Penso di iniziare ad accettare. Allora dovrò fermarti. Anche tu devi fartene una ragione. Mi dispiace. Ci sono, ti aspetto nella sala espositiva oltre la catena. Abbiamo appena litigato, però c'è. Abbiano chiuso le porte. Troverò un altro modo. Oh cavolo. Hai qualche prova? Non mi spiace, non mi piace. La parola di due giustizieri mascherati. Non mi piace. Quella deve essere l'uscita. Ehi. Ecco a te. Grazie. Cos'è l'anello di matrimonio? So dove siamo. È il laboratorio di Krieger. Ah, un laboratorio. Pensavo fosse in palestra. Solo di facciata, ma sì. Rick mi mostrò una foto. Un laboratorio. Aspetta. Perché? Ma se lui non inventa niente. Qui ci sono i dati del progetto Nuform. Esami di tossicità, i test di sicurezza falliti e il nome di Krieger è dappertutto. Questo distruggerebbe la Roxxon. Oh! Ci sta! No. Ah, lo sapevo! Ve l'ho detto che non ispirava questo posto! Ve l'ho detto! Ti piace il mio nuovo colore? Oh no! È immune alle tue... Oh Torturine. No! Torturine? È tuo amico! Ah. Facciamola finita! Grandissima, Finn! Mi darà una mano? Mi dai una mano, Finn? Ah, sono arrivati anche l'underground, bene. E allora non saremo da soli. Bene, penserò io a Rhino. Vai, addosso al carro armato. Boom. Sboink. Sboink. Oh. Ok, scappiamo, scappiamo, scappiamo. Che ci vuole far male. Ci vuole fare male. Ok. Usiamo il potere dei pugni. Potere dei pugni. Potere dei pugni. Sì, insomma, farsi attraversare il corpo da una scarica elettrica è parecchio strano. Ok, oh, dove sta andando sto sgorbio? Ti ho detto che voglio il tuo corno e me lo prendo con la forza. Se proprio devo. È vero, quella corazza non gli posso far niente. Devo appendermi in qualche modo. Sì, devo solo schivarlo. Boom. Ok. Spaccalo! Un giardino nuovo! La Roxxon si è data da fare! E non ha fatto. Ok, di nuovo! Ottimo, 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 ottimo! Non urlare! Sicuri, piccoli. Però non gli sta facendo molto! Speravo in qualcosa allora di meglio! La vostra sconfitta sarà più schiacciante! Sì. Ho schiacciato di nuovo lui! Uno che si è appena andato a schiantare! Dammi. Sta concentrato. Dammi. Non ho neanche sentito. Scopritemi. Sì. Mi sta facendo male. Questo è poco ma sicuro. Mi sta facendo molto male. Molto male. Sì. L'ho legato. Brava Finn. Brava. Di nuovo sconfitto. Ora non può più vedermi. Ora posso essere invisibile. Oh no. Forse gli devo ritirare i cosi. Sì. Oh yes. Right in the back. Gliel'ho quasi tolta tutta l'armatura. Sta tornando normale. Aveva i potenziamenti. Però sotto è il nostro tenerone di un rhino. Il bellissimo rinoceronte. Ecco qua, prima o poi riuscirò a mungerti e avere il latte di rinoceronte che tanto desideravo. Ok, L1 quadrato. Glielo tiro di nuovo addosso. La mancata. Ma dove sta andando? Ma con quale animazione, signor Rhino? Rimandaglielo. Ok, gli ho tolto quasi tutta l'armor. Manca pochissimo. Ci siamo quasi. Ok, Rhino, beccati questo! Procede!
Sì, sta cedendo malissimo. Sì. Vai, 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 vai. Togli gli ultimi pezzi. Bene. Sì. Tolta. La corazza è disattivata. A te. Ottimo, 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 ottimo. Il corno, il corno, il corno. Pronto per una scossetta, okay. Bene, 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 bene. Boom! Siamo quasi. Pezzo l'osso del collo. Oh. Aspetta. Due ore dopo, è stato tu lunghissimo. Controlla che non faccia niente. Io torno subito. Bene. Oh santo cielo. Dove è andato il nabbino? I dati di Kreger conteranno Daily Google, no? I dati. Legalmente. Lo sai, Kreger mi ha raccontato com'è morto tuo fratello. Aia. Molto divertente. Aia. Zitto. E mi ha detto anche che è stata colpa tua. Aia. Fagli male, buttalo giù dalle scale. Lo ha sovraccaricato per rispettare le scadenze. Se Finn realizzasse il suo piano. Oh mio Dio. Harlem. Tu lo hai guardato mentre cosa vuole fare? Moriva. Molto respiro del diavolo sta cosa. È il tutto impotente. No, no, no! Ma lo spezza, ma lo spezza. L'inferno. Oh! Tanto non l'avrebbe ucciso. Finn! Cosa pensavi di... Oh! L'ha fatto proprio arrabbiare. L'ha fatta proprio arrabbiare. Hai demolito un ponte! Distrutto la mia base! Mi è fatta la fine! Fermati! Fermati! Please, please, stop. Il reattore, Finn! Avvicinati ancora. E ti ammazzo. Cavolo. Oi, oi. Oh, no. Siamo una famiglia. La mia famiglia è morta. Niente, è in cattività. Genki. Aiuto. Cavolo. Va bene, ragazzi. Penso che per questo episodio ci fermeremo qui. Ci fermiamo qui. Porca trota, che avventura è stata. E che casino. Oh, ci sarà del lavoro da fare. Aspettate che salvo la rec. Bene, ragazzi. Prossimo episodio arriva molto presto. Quindi non preoccupatevi. Andremo avanti con la storia. Io sono un po' stanco. Sono successe tante robe tra i bug che ho dovuto cercare un po' di risolvere. Ma ho capito. Tutto bene quel che finisce bene. Un po' meno per Finn. Ma adesso dai, risolveremo anche questa. Il gioco finirà molto presto. Penso che il prossimo episodio sarà l'ultimo. O forse ancora due episodi. Bene, vi ringrazio. Noi ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!